no, Ioni, ti ho detto che oggi non posso venire, te l'ho detto mille volte, sto qua ai Murazzi, oggi sono venuto ai Murazzi con due, cosa vuoi? Bentornati a Made in Puglia! No, oggi siamo qui a Torino! Ma che Made in Puglia? Cosa stai dicendo? Che qua siamo a Torino, tra l'altro! È Made in Puglia ovunque, anche a Torino! Quindi siamo qui vicino al mare, oggi andremo a cucinare un altro piatto pugliese, non è mare? No, che mare è il po', questo fiume! È acqua, va bene comunque, un piatto pugliese tipicamente buono, ovunque conosciuto. Quello che la cucina migliore ce l'abbiamo a Torino, No, parliamone quindi. Piatto tipico vostro, quale? Quali sono i vostri? Dimene tre, due. Piatto proprio più tipico, riconosciuto, è la bagna cauda, proprio che tu neanche manco sai cos'è. Tipo nella mia famiglia, che tipica proprio torinese, proprio torinese, si mangia tipo, che ne so, la parmigiana e la burrata. E qui casca l'asino, vedi, la Puglia ha preso anche te, che sta la parmigiana e la burrata. Quindi mo ti dico una cosa, oggi ti farò vedere, vi farò vedere come si fanno spaghetti cozze e vongole. Capito, solo vongole, ma proprio così. Vabbè, non preoccupare, andremo a Trani, quindi la mappa non ce l'abbiamo. A Trani. Quindi, questa è Made in Puglia, facciamo partire la sigla! Tappa roba! Allora, rieccoci qui a Made in Puglia. Qua sono arrivate le frasi tipo che ma Ernesto mo che va facendo lo scemo là sulla morgia a cucinare? Sì, cioè no, perché oggi siamo qui al mare, siamo venuti a Trani. Su, cameraman, fai vedere un po' di mare. Non dobbiamo andare a fare spaghetti, cozze e vongole. Spaghetti, cozze e vongole non è che è proprio una ricetta pugliese al 100%. Però se tu vieni qua, la devi mangiare la cozza e la vongola pugliese con lo spaghetti. E mo vi faccio vedere come si fa, come lo faccio io. Allora, dopo aver tirato tutte le cose fuori dallo zaino magico, accendiamo l'acqua intanto. Beh no, e diciamo un pochettino la storia di Trani. Ah, allora, io innanzitutto, siccome sto al mare, oggi facciamo outfit pescatore 2015. Dove siamo andati oggi a buttarci? Siamo a Trani. Trani è uno dei borghi più, come dei caratteristici della Puglia, perché è un museo all'aria aperta. Vai per Trani, trovi la cattedrale di Trani, raga. Il porto di Trani è una figata, tante barchette, si vede tipo il fortino. C'ha anche il castello sveglio, cioè Trani, c'ha pure il castello che è vicino alla cattedrale. Allora, per fare questo piatto serviranno vongole e cozze, poi serviranno pomodorini, basilico, prezzemolo, aglio, olio extravergine di oliva, sale grosso, sale fino, pepe, questi sono gli ingredienti. E oggi sta cosa la facciamo proprio violento, veloce, perché c'ho fame, la fa cadere. Oh. Preparate gli ingredienti per il soffritto con le cozze. Potino scuola la festa. Mettete un filo d'olio in una padella con l'aglio. Nel frattempo scoliamo i frutti di mare dalla loro acqua. Puttanetta troppo. Mo, aggiungiamo la pasta. Il nostro piatto finito, come da una sera pronta, quindi non c'è voluto bue, penso di sì. Beh, passo la linea all'altro me che è a Torino. Trovato, spegni, che mo mangiamo. Saluta. Ciao. No, più forte, saluta. Ciao ragazzi. Ecco, benvenuti a Solletico. Ciao raga. Oh, no, si è fatto male veramente. Come spegni? Basta.
Allora, la ricetta l'avete finita di vedere. Oh, sei stato bravo, Ione, sei stato bravo. Ma vado da mia mamma e ce lo dico. Allora, quindi, questo video è finito, anche questo. Ma come fai? Vuoi metterla una vocale? Una vocale. Vabbè, prova a dire velocemente. Allora, ringrazio ovviamente il buon Edomecca e soprattutto lasciate un mi piace alla sua pagina, seguitelo ovunque, giù trovate i link in descrizione. Io col dito puntato da un'ora dico e seguite anche Big Harry. Lui è la prova del cuoco vivente. E vi ringraziamo per averci seguito e mi raccomando, è stato un piacere. Torino Bari One Connection. Ah va, Torino Bari One Connection. Cazzo.